L'universo è un luogo di infinite meraviglie. È un luogo dove le nostre certezze spesso vengono messe alla prova. Dalle più piccole particelle subatomiche alle più grandi strutture cosmiche, il caso gioca un ruolo fondamentale. Nel nostro tentativo di comprendere l'universo e il suo complesso funzionamento, ci rivolgiamo alla potenza della statistica. La statistica ci fornisce gli strumenti per dare un senso all'imprevedibile. Ci aiuta a navigare nel mondo del caso e della probabilità. Al centro di questo framework statistico si trova il concetto di variabile casuale. Immaginate di lanciare una moneta. Quale sarà il risultato? Testa o croce? La risposta, ovviamente, è incerta. Il risultato del lancio di una moneta è un evento casuale. Ora, immaginate di lanciare un dado. Quale numero apparirà sulla faccia superiore? Di nuovo, la risposta è incerta. Ogni faccia ha la stessa probabilità di apparire. Questi semplici esempi illustrano l'essenza delle variabili casuali. Una variabile casuale è una variabile il cui valore è il risultato numerico di un fenomeno aleatorio. Nel mondo della statistica cerchiamo di quantificare l'imprevedibile. Cerchiamo di assegnare numeri agli eventi casuali, rendendoli misurabili e analizzabili. È qui che entrano in gioco le variabili casuali. Le variabili casuali ci permettono di colmare il divario tra il concetto astratto di casualità e il mondo concreto dei numeri. Assegnando valori numerici ai risultati di eventi casuali, possiamo applicare gli strumenti della matematica e della statistica per comprenderne e prevederne il comportamento. Ritorniamo ai nostri esempi precedenti per consolidare la nostra comprensione delle variabili casuali. Le variabili casuali sono concetti fondamentali nella probabilità e nella statistica, e comprenderle a fondo può aiutarci in vari campi come la scienza dei dati, l'economia e l'ingegneria. Quando lanciamo una moneta, possiamo definire una variabile casuale, chiamiamola X, per rappresentare l'esito. Questo esito può essere testa o croce, e possiamo quantificare questi esiti usando i numeri. Possiamo assegnare il valore 1 a testa e 0 a croce. Questo ci aiuta a usare strumenti matematici per analizzare i risultati. Ora, X diventa una variabile casuale che può assumere i valori 0 o 1, ognuno con una probabilità di 1 su 2. Ciò significa che se lanciamo la moneta molte volte, ci aspettiamo che testa esca circa la metà delle volte e croce l'altra metà. Allo stesso modo, quando lanciamo un dado, possiamo definire un'altra variabile casuale, chiamiamola Y, per rappresentare il numero che appare sulla faccia superiore. A differenza di una moneta, un dado ha 6 facce, quindi la variabile casuale Y può assumere più valori. Y può assumere i valori 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ognuno con una probabilità di 1 su 6. Ciò significa che ogni numero ha la stessa probabilità di apparire sulla faccia superiore quando si lancia un dado. Comprendere queste probabilità ci aiuta a prevedere i risultati e a prendere decisioni informate in base alla probabilità di diversi eventi. Usando questi semplici esempi di moneta e dado, possiamo costruire le basi per variabili casuali e distribuzioni di probabilità più complesse. Questi concetti non sono solo teorici. Hanno applicazioni pratiche in scenari reali. Ad esempio, gli analisti di dati utilizzano variabili casuali per modellare l'incertezza nei dati, aiutando le aziende a prendere decisioni basate sui dati. Gli ingegneri le usano per valutare il rischio e l'affidabilità dei sistemi. Gli economisti le usano per modellare il comportamento del mercato e prevedere le tendenze economiche. Mentre continuiamo a esplorare le variabili casuali, ricorda che questi principi di base sono gli elementi costitutivi per comprendere argomenti più avanzati. Continua a fare pratica con diversi esempi e sarai presto in grado di applicare questi concetti a una vasta gamma di problemi. Quindi continuiamo a imparare ed esplorare l'emozionante mondo delle variabili casuali e della probabilità. Più comprendiamo, meglio siamo attrezzati per affrontare le sfide e prendere decisioni informate nella nostra vita personale e professionale. Quinta enotita. Discrete contro continue. Una distinzione fondamentale.
Le variabili casuali sono classificate in due tipi fondamentali: discrete e continue. Questa distinzione è fondamentale per comprenderne le proprietà e il modo in cui le analizziamo statisticamente. Le variabili casuali discrete, come suggerisce il nome, assumono valori distinti e separati. Questi valori sono spesso numeri interi, ma possono anche essere un insieme finito di numeri non interi. La caratteristica chiave è che ci sono spazi vuoti tra i possibili valori. Sesta enotita. Approfondimento sulle variabili casuali discrete. Approfondiamo il mondo delle variabili casuali discrete. Queste sono variabili che possono assumere un numero finito o un'infinità numerabile di valori distinti. Sono spesso utilizzate in scenari in cui i risultati sono finiti e distinti. Immaginate di lanciare una moneta tre volte. Ogni lancio ha due possibili esiti, testa o croce. Il numero di teste che otteniamo può essere 0, 1, 2 o 3. Ciascuno di questi risultati è un valore discreto. Questo è un classico esempio di variabile casuale discreta. I risultati sono numerabili e non ci sono valori intermedi. I possibili valori sono distinti e finiti. Ciò significa che tra due valori non ci sono altri valori possibili. Non ci sono valori tra 0 e 1, 1 e 2, e così via. Questa è una caratteristica fondamentale delle variabili casuali discrete. Un altro esempio è il numero di auto che passano un determinato punto su un'autostrada in un'ora. Ogni auto che passa viene conteggiata come un numero intero. Il numero di auto può essere 0, 1, 2 e così via. Ogni misurazione è un valore discreto, ma non può essere una frazione come 1,5. Le variabili casuali discrete sono sempre numeri interi. Un altro esempio comune è il lancio di un dado. I possibili esiti sono 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ogni risultato è un valore discreto e numerabile. Le variabili casuali discrete sono spesso utilizzate nella probabilità e nella statistica per modellare scenari reali in cui i risultati sono limitati e distinti. Ci aiutano a comprendere la probabilità di diversi risultati e a fare previsioni basate sui dati. Studiando le variabili casuali discrete, possiamo ottenere informazioni su vari fenomeni e prendere decisioni informate. In breve, le variabili casuali discrete sono un concetto fondamentale nella statistica, che fornisce un modo per modellare e analizzare situazioni con risultati distinti e numerabili. Comprenderle è fondamentale per chiunque studi probabilità, statistica o qualsiasi campo che si basi sull'analisi dei dati. Mentre continuiamo il nostro viaggio attraverso la statistica, teniamo a mente l'importanza delle variabili casuali discrete e come ci aiutano a comprendere il mondo che ci circonda. Settima enotita. Esplorare le variabili casuali continue. D'altra parte, le variabili casuali continue possono assumere qualsiasi valore all'interno di un determinato intervallo. Immaginate di misurare l'altezza degli studenti. L'altezza può essere ovunque all'interno di un certo intervallo. Non è limitata a valori specifici, predefiniti. Altri esempi includono la temperatura, il peso e il tempo. Queste variabili possono assumere un numero infinito di valori all'interno di un dato intervallo. Ottava enotita. Distribuzioni di probabilità. Mappare la casualità. In questa sezione ci immergiamo nell'affascinante mondo delle distribuzioni di probabilità, che sono fondamentali per comprendere il comportamento delle variabili casuali. Ogni variabile casuale ha una distribuzione di probabilità ad essa associata. Questa distribuzione fornisce un modo completo per descrivere la casualità e la variabilità intrinseche alla variabile. Una distribuzione di probabilità è una funzione che descrive la probabilità di ottenere i possibili valori che una variabile casuale può assumere. In sostanza, mappa le probabilità di tutti i possibili esiti, dandoci un'immagine più chiara di cosa aspettarci. Per le variabili casuali discrete, utilizziamo le funzioni di massa di probabilità o PMF. Queste funzioni sono particolarmente utili quando si ha a che fare con variabili
che possono assumere un numero finito o un'infinità numerabile di valori. Le PMF assegnano una probabilità a ciascun possibile valore della variabile casuale. Ciò significa che per ogni possibile risultato c'è una probabilità specifica che quantifica quanto è probabile quel risultato. Per le variabili casuali continue utilizziamo le funzioni di densità di probabilità o PDF. A differenza delle variabili discrete, le variabili continue possono assumere un numero infinito di valori all'interno di un dato intervallo. Le PDF descrivono la probabilità relativa che la variabile rientri in un determinato intervallo di valori. L'area sotto la curva PDF rappresenta la probabilità che la variabile rientri in quell'intervallo, fornendo un potente strumento per l'analisi dei dati continui. Comprendere questi concetti è fondamentale per campi come la statistica, la scienza dei dati e qualsiasi campo che si basi sull'analisi dei dati. Comprendendo le distribuzioni di probabilità, possiamo prendere decisioni e previsioni più informate in base ai dati che stiamo osservando. Nona enotita. L'importanza delle variabili casuali nella statistica. Le variabili casuali sono gli elementi costitutivi dell'inferenza statistica. Ci permettono di trarre conclusioni sulle popolazioni sulla base di campioni. Comprendendo le proprietà delle variabili casuali e le loro distribuzioni, possiamo sviluppare modelli statistici per testare ipotesi, stimare parametri e prevedere risultati futuri. Decima enotita. Conclusione. Abbracciare l'imprevedibile. In un universo governato dal caso, le variabili casuali ci forniscono un potente strumento per navigare nell'ignoto. Abbracciando l'incertezza intrinseca agli eventi casuali, possiamo utilizzare la statistica per ottenere preziose informazioni sul mondo che ci circonda. Che si tratti di analizzare dati da esperimenti scientifici, mercati finanziari o sondaggi sociali, le variabili casuali sono fondamentali per comprendere i modelli e le relazioni che modellano il nostro mondo.